I maggiori cambiamenti sicuramente sono quelli legati agli attraversamenti ciclopedonali della strada statale che verrà interrotta e quindi per forza di cose noi dovremo deviare alcuni flussi di traffico verso le viabilità locali, garantendo comunque il flusso proveniente da sud in direzione nord, la medesima percorrenza che svolge oggi sulla strada statale, però ovviamente ci saranno degli impatti sugli attraversamenti. Noi siamo assolutamente attenti a quella che è la necessità dell'amministrazione comunale e quindi cercheremo ovviamente laddove necessario di migliorare e di intervenire per migliorare anche le criticità della circolazione. È chiaro che gli spazi sono quelli che conosciamo un pochino tutti, quindi sono dei nodi cruciali che non ci sono tantissimi margini di manovra, laddove dovessimo trovarli sicuramente li percorreremo. Le opere in sé non sono particolarmente complesse, è chiaro che la complessità vera è il fatto di interessare un nodo, un'asta viaria molto importante per la strada di Rimini e per la provincia e quindi sono i flussi di traffico che in un qualche modo ci portano a renderlo un pochino articolato. Le opere in sé, insomma, diciamo sono ordinarie.